Genofletti. Oh, basta. Bene, voglio ringraziare le due persone che stanno dietro la telecamera. Sono due giapponesi, Miyamoto e Kyoto. Ciao. Desune, desune no mas. Benvenuti a questa lezione di giapponese in 5 minuti. Sono giapponese. Ciao, vi insegnerò in pochissimi minuti a parlare un giapponese perfetto. Così potrete andare finalmente in Giappone. Che sogno, ragazzi. Pochi consigli ma pratici. Mangiare al giapponese è veramente utile, perché così incominciate a masticare un po' di giapponese. Bellissimo, ho battuto. Grazie. Poi, guardare gli anime senza sottotitoli aiuta tantissimo. E ora, senza perdere altro tempo, un po' di parole di uso comune. Bisogno della giapponese. Ohayou gozaimasu. Grazie Midori. Questo vuol dire buongiorno. Grazie Midori. Doitashimashite. Anch'io. La prossima parola è sayonara, che si pronuncia sayonara, che vuol dire addio. Kokosei desu. Kokosei desu. Grazie Midori. E vuol dire sono uno studente delle superiori. Poi ano. Ano. Però noi la diremo come lo dicono nei borghi giapponesi, cioè ano, che vuol dire quello. Erebeta no soba desu. Erebeta no soba desu. Grazie Midori. Vuol dire è vicino all'ascensore. Konnichiwa. Konnichiwa. Grazie Midori. Salutoni. Kawaii ne. Kawaii ne. Grazie Midori. E vuol dire che figata bestia. Boia. Poi un'altra parola molto importante nel gergo giapponese. Ikzo. Ikzo. Grazie Midori. E vuol dire vienci se t'hai il core. Vienci. Ma non hai il core, sicché non ci vienci. Poi la prossima è veramente molto difficile. Asukadabe amazne. E vuol dire stupore dopo aver ricevuto avance dai tentacoli. Fanno dicendo di sì dalla regia. Grazie Midori. Grazie maestro Okura. Sugoi. Sugoi. Grazie Midori. E vuol dire maremma maiala. Poi per dare un po' più di carica a questa parola c'è sugoi ne. Sugoi ne. Grazie Midori. E vuol dire maremma maialissima. Proprio tipo fuori scala. Invece chotto. Chotto. Vuol dire aspetta un gocciolo. Un'altra parola pazzesca di giapponese è wo ai ni, che vuol dire ti amo, che però devo dirvi la verità me l'ha insegnato Shampoo di Ranma in un episodio. Uo-ai-mi. Vuol dire io ti amo. Vedi, però se torna al primo, guardare gli anime senza sottotitoli aiuta tantissimo. Grazie RTV 38. Poi, prossimo termine vuol dire tante cose, è molto difficile. Prato. 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 Vuol dire tutto, da casa a sto bene. Mentre la prossima è un accrescitivo, proprio si dice plato centrale. Plato centrale. Grazie Midori. Questo invece vuol dire mi sento proprio a casa. Non importa che io vada da nessuna parte, perché è plato centrale. Mi sento proprio a casa. Oh! E vuol dire oh vai, perfetto. Bene, dopo aver imparato queste semplici parole di giapponese, potrete andare dai vostri amici e fargli vedere il sensei che è dentro di voi. Come ad esempio konnichiwa, arigato nomasu. Alberto, assebriamo. Konnichiwa. Bene, grazie per aver visionato questo video. Fatemi sapere come va con la lezione di giapponese. Condividete questo video con i vostri amici che vogliono imparare il giapponese o vogliono andare in Giappone. Ovviamente dopo aver visto questo video potrete anche rispondere a email di lavoro scritte totalmente in giapponese, perché tanto alla fine non è difficile. Ma voi rispondete usui desne in via. Che avete fatto? Voglio ringraziare il sensei Kawaine. Grazie Midori. Kokosei desu. Grazie, condividete, mettete mi piace e non chiamate la polizia. Ciao. Mi si vede? Uccide. Evviva!